Ciao da Gesù Maria. Sempre siano lodati. Splendide due letture che abbiamo ascoltato sono accomunate, parendo molto diverse, dal tema della fede. Gesù, prima di correre il paralitico, rimette i peccati a lui, vista la fede di questi uomini che per portarlo davanti a Gesù, credendo che lui davvero poteva grandemente trovare all'anima e al corpo del paralitico, salgono sul tetto e addirittura scoperchiano la casa per farsi spazio per la folla. E la prima lettura, su cui vorrei un pochino soffermarmi con voi, parla del riposo in cui non entrarono gli israeliti nell'Antico Testamento, e qui fa riferimento ad un episodio ben preciso, San Paolo, che adesso vedremo insieme, a causa della mancanza di fede. Dice così il testo che abbiamo letto: dobbiamo temere che mentre ancora rimane in vigore la promessa di entrare nel riposo di Dio, nel suo riposo, qualcuno di noi ne venga escluso. Cioè, perché? Perché a quelli, e si riferisce agli israeliti, la parola udita non giovò in nulla, non essendo rimasti uniti grazie alla fede con coloro che avevano ascoltato. Infatti possiamo entrare in quel riposo solo noi che abbiamo creduto, secondo ciò che egli ha detto, sicché ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Ma cosa fa riferimento la lettera agli ebrei? A un episodio dell'Antico Testamento. Gli israeliti si trovano nel deserto, vagando da molti anni, stanno quasi per entrare nella terra promessa. A un certo punto, dopo vari momenti problematici, fanno uno dei più grandi atti di ribellione e di mancanza di fiducia verso il Signore. Si chiamano nell'Antico Testamento le acque di Massa e di Meriba, e fecero cadere in peccato anche Mosè, esasperato a causa delle loro continue insubordinazioni. A un certo punto ci avevamo sede e dice: adesso non facciamo più un passo avanti se Dio non ci manda l'acqua da bere. Si ribelle, dubitando dell'amore del Signore. Dio dice a Mosè: guarda, vai sulla roccia, batti con il bastone e uscirà acqua da bere. Mosè va e batte due volte. E Dio gli dice: perché hai dubitato tu, insieme a tutta questa genia di ribelli che mi hanno messo alla prova, non condurrai questo popolo nella terra promessa. Infatti, come penso che sappiate, Mosè sale sul Monte Nebo, vede la terra dove scorre l'acqua da bere, ma non introduce Israele nella terra promessa. Lo farà Giosuè, suo successore. Questo è l'episodio. E a proposito di quell'episodio, che però la liturgia della Chiesa ogni giorno proclama nel Salmo 94, che si recita nella liturgia delle ore la mattina, nel Salmo invitatorio, fa riferimento a questo episodio. Dice: oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Massa e Meriba, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Io mi sono disgustato di quella generazione e ho detto: non entreranno nel luogo del mio riposo. Ecco, questo è, diciamo, il contesto. Che ci dice a noi? Di quale, che cos'è la terra promessa e che cos'è il riposo? Ecco, il riposo è quella vita serena, lieta, felice, appunto riposata, che vive chi ha una fede doc, che è capace di vivere abbandonato nelle mani del Signore, credendo senza difficoltà alla bontà della sua parola, alle sue promesse, e operando di conseguenza. Chi esce da questo vive una vita non nel riposo, ma nell'affanno. Ricordate quando dice Gesù: no, venite come tutti che siete affaticati e oppressi, e dice: e io vi darò riposo. Ecco, allora, fine della breve omelia, spero che sia stata breve, anche se devo spiegare un pochino di cose. Se noi vogliamo sapere come stiamo, dobbiamo vedere semplicemente se ci sentiamo riposati, perché in Dio si riposa anche in mezzo alla fatica, anche in mezzo alle prove, alle vicissitudini della vita, oppure se ci sentiamo affannati. Perché se ci sentiamo affannati vuol dire che qualche cosa nella nostra vita di fede non funziona, molto molto semplicemente. Se invece, pur lavorando tanto, perché poi i cristiani, certi santi, hanno fatto veramente tutti i colori, non so quante ore, c'erano 24 ore pure per loro, ma quello che combinavano 24 ore, Dio solo lo sa, insomma, no? Ma pur lavorando tanto e pur passando anche attraverso prove molto molto forti, vivevano ininterrottamente in questo riposo, come vivono gli amici di Dio. Questo è per tutti, non è per alcuni. Ecco,
l'importante è che non si facciano con Dio i bracci di ferro, non lo si metta alla prova, non si esca dalla sua volontà, non si dubiti della sua parola e delle sue promesse, perché altrimenti chi ne fa le spese siamo noi. Quindi abbiamo la possibilità di una vita riposata o di una vita affannata, di una vita serena o di una vita inquieta, di una vita felice o di una vita infelice. Dio chiaramente ci offre la prima, siamo soltanto noi che ci condanniamo con le nostre mani da soli eventualmente a vivere la seconda. Chiediamo a Maria Santissima che custodisca e accresca sempre la nostra fede, perché possiamo ogni giorno della nostra vita gustare la bellezza del vivere in unione con Dio, vivendo appunto, gustando fin da qui il suo riposo e non attendendo il riposo eterno, poi c'è anche l'eterno riposo, ecco, ma noi possiamo vivere nel riposo anche da questa vita terrena. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.